sebbene in molti casi non ne siamo consapevoli, nel cuore di ciascuno di noi c'è fame di bellezza. La nostra anima anela all'armonia, anela alla pace, e nella nostra mente c'è un'incessante aspirazione a comprendere i segreti dell'universo. E tutte queste qualità del cuore e dell'anima nascono da quella fiamma spirituale che è dentro ciascuno di noi e che naturalmente è solo un riflesso della fiamma divina, che è l'essenza di ogni cosa che ci sia, che conosciamo. E quando ho proposto questo tema per il congresso ero, nonostante il periodo che stiamo attraversando, nonostante siamo tutti carichi, cioè, ero in una di quelle fasi in cui tutto è buono, tutto è bello, la primavera sboccia, tutti gli uccellini cinguettano, cinguettavano anche gli avvoltoi. E io li consideravo con quella misericordia compassionevole di coloro che non sanno di non sapere, ma che certo l'onda evolutiva avrebbe trascinato con sé, in qualche maniera. Avevo anche scritto qualche pagina sul tema, sull'onda appunto del sole che bacia i fiori e la leggiadria delle farfalle. Poi, come accade sempre, o almeno a me, qualche disarmonia mi ha riportato su un altro piano e mi ha indotto a buttare i fogli che avevo scritto così, con la testa tra i fiori e le farfalle, fogli dei quali non ricordo assolutamente nulla, e forse è meglio così, che ho cestinato pensando che sarebbe stato poco autorevole predicare bene e razzolare male. Quel momento era svanito e quello che avevo scritto lo percepivo come cenere, non era più niente di vivo. Dunque la mia in parte è un po' una cronaca di un fallimento, anche perché nelle settimane successive, ogni volta che mettevo i piedi su questo tema, ogni volta che cercavo di mettere insieme le idee per il congresso sulla sublime armonia, la vita mi metteva alla prova. È stato veramente una cosa incredibile. Allora dico, sarà la discontinuità dell'illuminazione? Sarà l'altrettanto, ma molto più probabile, miseria umana? Propendo per la seconda di queste due ipotesi. Siamo esseri umani e l'armonia è una sfida continua. Ora per ora, minuto per minuto. È una ricerca, spesso inconsapevole, di questo sole interiore, di questa luce di cui siamo fatti, di questa musica dalle perfette proporzioni che si espande nel tutto, che c'è, che è qua, in questo momento. Fin dall'inizio della manifestazione, infatti, il verbo Logos diede vita con il suo soffio al cosmo, con la C maiuscola, infondendo in tutte le creature una sacra melodia, l'accordo fondamentale di tutta la creazione. È quella che Pitagora chiamava musica delle sfere, già evocata in questo consesso. È quella che risuona in tutte le cose, dal fiore alla stella più lontana, ed è proprio l'armonia di tutta l'esistenza. Quella legge del perfetto equilibrio che il Mahatma Kutumi aveva menzionato nella lettera 22 delle lettere dei Mahatma. Dunque, l'armonia è dentro di noi, il Logos l'ha infusa in tutte le creature e armonia è una parola che evoca felicità, una vita gioiosa, uno stato in cui regna la perfetta sintonia. Tutto questo è ben compendiato nel kanji giapponese wa, che significa armonia, pace suprema e totalità. Lo stesso ideogramma wa è presente anche nella parola niyuwa, che significa mansuetudine, tenerezza, dolcezza. Questo dell'armonia è un concetto
imprescindibile, centrale nella cultura giapponese. L'armonia è la parte principale di tutti gli aspetti della vita di questo paese. È una cosa veramente incredibile. Ogni piccolo gesto deve essere improntato a questo. E il Giappone ci insegna così che l'armonia si costruisce con un grande impegno, con l'attenzione massima anche ai particolari, attraverso un lavoro continuo su se stessi, imparando la pazienza, imparando a evitare gli scontri, imparando a ignorare le cose negative, imparando a metterci del nostro con spirito di sacrificio, facendo le cose con cura. Quanta meditazione c'è nel fare le cose con cura. Perché se uno deve fare una cosa con cura, deve esserci lì, con la testa, deve essere presente in quel momento. E questa è una, credo, delle più grandi forme di meditazione. Quindi facendo le cose con cura e mai a discapito degli altri. Perché una felicità sostenibile è un progetto di tutti, non può essere di uno soltanto. Se io butto la monnezza fuori dalla porta, qualcuno la calpesterà, qualcuno la vedrà, qualcuno osserverà questa cosa che disturba, questa disarmonia. Certo, magari a casa mia non c'è, ma non può essere a discapito degli altri. Parliamo dei giapponesi come di un popolo che preferisce promuovere l'armonia della comunità piuttosto che i propri interessi personali. E questa qualità in un popolo non è certo paragonabile alla cultura individualista dell'Occidente, che tende piuttosto a separare le persone. Anche Blavatsky ha speso parole importanti sul tema dell'armonia, affermando che l'universo e tutto quello che contiene è costruito sulla legge di equilibrio e armonia, basata sul bilanciamento degli opposti, quello che si diceva anche ieri. Questo bilanciamento degli opposti, diceva Blavatsky, è possibile solo col distacco, di cui abbiamo parlato anche stamattina, grazie a Gianni, con la neutralità che ci permette di fare le cose a beneficio di tutti gli esseri. Blavatsky ha parlato spesso di armonia. Nella dottrina segreta, per esempio, ci rammenta che tutto quello che c'è nell'universo è anche in noi. Pensate a quale grande responsabilità abbiamo. E poeticamente si esprime così, ci dice che dobbiamo trovare quel canto nei nostri cuori e dobbiamo trovare tutti i cuori di tutti gli esseri nei nostri cuori. Abbiamo un grande compito. E ci ricorda ancora che se non impariamo a dare attenzione a quanto abbiamo nel profondo, a non guardarci dentro, non riusciremo mai a cogliere l'anima delle cose. Sebbene questa divina melodia, che appunto con la quale dovremmo sintonizzarci, sia un suono senza suono, per coglierlo, ci dice sempre HPB, dobbiamo allenarci quotidianamente a trovare l'unità del tutto. Quindi lei vede l'unità del tutto come chiave per trovare questa armonia. Allenandoci giorno per giorno a sintonizzarci con questa grande sinfonia della quale siamo parte, saremo in grado, ci dice sempre Blavatsky, di contribuire a farla risuonare, a beneficio di tutti gli esseri, a far risuonare quel canto sublime nella sua pienezza. E sublime è un aggettivo che non si adatta solo ai poeti, agli artisti, tante volte lo usiamo in questo modo. È qualcosa che nella vita di ciascuno sicuramente ha avuto un qualche minimo, una minima presenza. Maria diceva prima appunto il quaternario inferiore, io credo che qualche barlume di questa presenza, di questo sublime
ci abbia toccati prima o dopo, altrimenti secondo me non saremmo qui, non saremmo in cerca, perché poi quando uno conosce o conosce, conosce è una parola grossa, quando una persona comincia a intuire questo canto sublime, poi lo cerca disperatamente. E è una cosa che non possiamo considerare anormale, una specie di sogno, questa cosa lontana, difficile da raggiungere. In realtà, ciò che è sublime, appunto, ci offre degli scorci sulla vita reale, su quella vera. Non è questa la vita vera. Essendo appunto anormale, anormale questa esistenza ordinaria, perché ci manca qualche cosa. Tanto che qualcuno l'ha definita un'esistenza inferiore al normale, quella che stiamo vivendo. E i momenti vissuti, parliamo di momenti, parliamo di attimi, ma certamente, insomma, poi, vabbè, con l'esperienza magari questo benedetto quaternario inferiore riusciremo a superarlo. I momenti vissuti in tal modo ci indicano che possiamo postulare una vita migliore, più felice, più vasta di quella a cui siamo abituati, e che questi momenti, per quanto fugaci, per quanto imperfetti, ci sono di ispirazione e rappresentano proprio ciò che possiamo conseguire. Quindi possono farci da luce, da guida e incoraggiarci nella nostra ricerca. È vero che l'uomo è sveglio solo a metà, o che è mezzo addormentato, a seconda di come la vogliamo vedere, ma è qualcosa di molto più grande di ciò che è abituato a sperimentare. E allora, come possiamo noi aiutare l'umanità a risvegliarsi? Questa scintilla divina, spesso non viene percepita dall'uomo. Non sappiamo evocare il canto dell'anima in mezzo al caos delle emozioni, ai problemi, ai conflitti del cuore, ma è proprio come in un'orchestra si fondono tanti toni producendo un'incantevole armonia, così i nostri cuori insieme possono farla nascere, questa sublime armonia, possono far nascere questo canto di vera vita. Per fare questo, però, noi siamo fortunati perché qui insieme abbiamo uno scopo comune, un ideale comune, qualcosa che ci sa ispirare e qualcosa a cui noi possiamo aspirare. Qualcosa di sublime, qualcosa che eleva tutta l'umanità, proprio come questo canto, questa sublime armonia, questo canto della vita, che appunto può portare la gioia perfetta in tutti. Quindi chiamiamola corrente, corrente spirituale, come l'ha definita Gianni, chiamiamola egregora, come l'ha definita Mara, ma certamente siamo uniti in questo cammino, in questo lavoro, in questo pensiero. E, appunto, l'uomo ha perso però questa chiave, noi lo dobbiamo aiutare, aiutiamo noi stessi naturalmente anche, perché è un lavoro che non può prescindere dal lavoro su noi stessi. E un prezioso aiuto in questo senso ce lo dà nel libriccino La luce sul sentiero, uno dei tre piccoli, infiniti, grandissimi libri, Mabel Collins, e ho estratto alcuni pezzi che appunto ci possono dare ispirazione. Mabel Collins ci dice: ascolta il canto della vita. Serba nella memoria la melodia che odi. Impara da essa la lezione dell'armonia. Ricercala e ascoltala per prima cosa nel tuo cuore. In principio potresti dire: non c'è, trovo solo dissonanza, trovo solo disarmonia. Ma cerca più profondamente, ci esorta Mabel Collins. Se sei di nuovo deluso, fai una pausa, ma non ti arrendere, cerca ancora. Cerca di nuovo, più profondamente.
Vi è una melodia naturale, una sorgente inaccessibile in ogni cuore umano. Può essere soffocata, anche totalmente celata, ridotta al silenzio, ma c'è. Colui che sceglie il male rifiuta di guardare dentro se stesso e chiude gli orecchi alla melodia del suo cuore, in quella stessa maniera in cui gli occhi sono ciechi alla luce dell'anima. Colui che fa il male lo fa perché trova più facile vivere secondo i suoi desideri. E qua mi viene in mente Krishnamurti che dice che la libertà non è fare quello che si vuole, la libertà è mettersi in sintonia con le leggi della vita, lavorare con esse, andare in quella direzione. Riprendo con la lettura. È così ingannatrice l'illusione in cui vivi, dice sempre Mabel Collins, che è difficile indovinare dove prima scoprirai la dolce voce nei cuori altrui. Ma sappi per certo che essa è dentro di te. Ricercala lì e una volta uditala, più prontamente la riconoscerai intorno a te. Rimanendo così calmo e risvegliato, usa l'udito che acquisisti per mezzo del dolore e della distruzione del dolore, perché solo frammenti del canto grandioso giungono al tuo orecchio mentre ancora non sei che uomo. Questo è il famoso quaternario inferiore di cui ci parlava Maria prima. Ma se lo ascolti, ricordalo fedelmente, affinché nulla di ciò che ti è giunto sia perduto, e sforzati di imparare da esso il significato del mistero che ti circonda. Mistero perché non l'abbiamo ancora scoperto. Conosciamo bene con la teosofia le leggi della vita. Col tempo non avrai bisogno di maestro alcuno, il maestro siamo noi, perché come l'individuo ha voce, così ha voce ciò in cui l'individuo esiste. La vita stessa ha la facoltà della parola e mai non tace, quindi la vita è la nostra insegnante e la sua voce non è, come nella tua sordità puoi supporre, un grido, è un canto. Impara da esso che tu sei parte dell'armonia. Impara da esso a obbedire alle leggi dell'armonia. Il concetto di libertà di Krishnamurti. Obbedire alle leggi dell'armonia, a beneficio del tutto. Mabel continua. Considera con attenzione tutta la vita che ti circonda. Impara a guardare intelligentemente nei cuori degli uomini. Blavatsky lo diceva prima, ricomprendere in noi i cuori di tutti i cuori, di tutti gli uomini. Considera con somma attenzione soprattutto il tuo cuore, perché attraverso il tuo cuore viene l'unica luce che può illuminare la vita e renderla chiara agli occhi tuoi. Ascoltiamo il nostro cuore. E poi ci dice... Studia i cuori degli uomini, affinché tu possa conoscere cos'è quel mondo nel quale vivi e di cui sei parte. I cuori degli uomini siamo noi, sono una parte di noi. Considerare quella vita costantemente mobile e mutevole che ti circonda, quella vita costantemente mobile e mutevole che ti circonda, perché essa è formata dai cuori degli uomini e come impari a intendere la loro costituzione, il loro significato, sarai capace di leggere grado a grado la più ampia parola di vita. La vita, il libro della vita è nascosto nei cuori dei nostri fratelli. Ultimo versetto. Solo con la conoscenza viene la facoltà della parola. Consegui la sapienza e possedrai la facoltà della parola. La facoltà della parola ci aiuta a diffondere la sapienza divina, l'infinita saggezza che i maestri ci hanno posto nelle mani e ci hanno chiesto di diffondere sempre a beneficio di tutti gli esseri. Dunque, cercare il canto della vita nei nostri cuori coltivando il silenzio
e lasciando che i nostri pensieri scorrano. E questo è un atteggiamento che, dicono i nostri grandi maestri, produce un cambiamento straordinario, un cambiamento che non dipende dalla nostra volontà, un cambiamento che si realizza senza che lo chiediamo, un cambiamento che porta con sé questa infinita bellezza, questa percezione profonda della quale non si può, per la quale non ci sono parole, non si può trovare un modo per dirla. Come diceva Krishnamurti, diceva: ascoltare è difficile, ascoltare veramente è molto difficile, ma porta con sé bellezza e comprensione profonda. E dice ancora Krishnamurti che per poter ascoltare ci deve essere la calma dentro di noi, un oceano di acqua tranquilla, uno stato di vigile passività. Già qua ci dice anche molto bene come dobbiamo meditare. E la maggior parte di noi però, dice Krishnamurti, è troppo occupata a raggiungere degli obiettivi, c'è un congresso da organizzare, insomma ognuno di noi ha i suoi compiti, siamo troppo occupati a ottenere dei risultati, stiamo cercando di andare oltre, di conquistare qualcosa e così non siamo in grado di ascoltare. Senza insoddisfazione, ci dice Krishnamurti, che era un grande rivoluzionario, senza una rivoluzione non potrete mai ottenere tale armonia. È uno stadio necessario attraverso cui tutti devono passare. E ci chiedeva all'uditorio: ma lo avete mai sentito il canto di un uccellino? Lo avete mai ascoltato veramente un uccellino che canta? Lo avete guardato mai un fiore senza dargli un nome? Guardandolo e basta, senza pensare che cos'è, il colore, eccetera, senza classificarlo, senza pensare a quale specie appartenga, perché se no non potete vederlo veramente. Però farlo è una delle cose più difficili, proprio come, appunto, è estremamente difficile saper ascoltare, prima di tutto, noi stessi. Ci raccontiamo tante di quelle cose, ma facciamo fatica anche a stare zitti, noi, dentro di noi. Anche la disarmonia, anche la violenza ci allontana dal canto della vita. La violenza, la disarmonia però è nei nostri occhi. La disarmonia, tanto quanto la bellezza, è negli occhi di chi guarda. Non dico che non ci faccia soffrire, ci fa soffrire immensamente, sia come spettatori, sia come recipienti, sempre che siamo tanto bravi da non esercitarla in qualche modo, più o meno conscio, più o meno consapevole, naturalmente, più o meno sottile, più o meno evidente. E non comprendere le ragioni profonde che mettono in moto una disarmonia, che mettono in moto la violenza, che fanno esplodere questi momenti critici, insomma, che l'umanità conosce benissimo, fin dal suo esordio nella manifestazione. Quindi rifiutarla, rifiutare la disarmonia, rifiutare la violenza, anche solo a livello di speculazione filosofica, può essere un primo passo, ma è pericoloso. Perché se non accettiamo anche la disarmonia, non sto dicendo che dobbiamo giustificarla, non sto dicendo che dobbiamo giustificare la violenza, anzi, che dobbiamo contrastarla in tutti i modi, specialmente quando viene queste forme di sopruso vengono praticate contro persone indifese, le donne, i bambini, non sto dicendo questo. Se non accettiamo anche la disarmonia, non accettiamo la vita. Lo dico io che non, cioè, veramente la violenza mi toglie tutte le forze. Insomma, mi toglie proprio la voglia di vivere, forse è troppo, però mi fa soffrire tantissimo. Però capisco che anche quella, che la vita è fatta anche di questo e che anche da questo noi dobbiamo imparare. Perché
se non accettiamo anche la disarmonia in noi stessi prima di tutto. Quante volte ci puniamo dicendo ma no, sei stato disarmonico, sei stato... Cioè, quante volte rivolgiamo verso di noi questa violenza, per esempio? Se ragioniamo in tal modo, restiamo sempre nel campo del duale. Dividiamo il mondo in amici e nemici, in buoni e cattivi. Dividiamo noi stessi in buoni e cattivi. Dividiamo il nostro essere, una parte buona, una parte cattiva, un pezzo va bene, un pezzo va male, buttiamo via questo, teniamo quello. Noi siamo anche quelle disarmonie. Noi siamo le disarmonie del mondo, noi siamo anche la violenza nel mondo. Pensiamo alle guerre. Pensiamo che sono fatte di uomini alla fine. Chi è che fa la guerra? Sono persone. Persone che hanno migliaia di storie tutte diverse. Persone che soffrono e che subiscono orrori senza fine. Li vediamo purtroppo anche qui, in Europa. Persone che magari perpetrano questi orrori. Chissà, magari mosse da quale impulso interiore, o da quali legami karmici, o da circostanze più grandi di loro. Esseri umani che agiscono così, molto probabilmente senza comprenderne le conseguenze spirituali, sia sul piano personale sia su quello collettivo. Le vicende umane sono veramente complesse. In realtà, però, se guardiamo bene, probabilmente c'è molto più di bello e di sacro di quello che noi possiamo percepire, di quello che ci propone la televisione, i giornali, i social, eccetera. E qui appunto mi sovviene Krishnamurti, che col suo spirito poetico descriveva con questo fare quasi sognante la natura che contemplava, cioè quello che esperiva anche solo guardando un campo di grano. E si dice che se il male sopravanzasse il bene, questo mondo non esisterebbe. Quindi, più che parlare di pace, secondo me, dovremmo proprio iniziare a sintonizzarci sulle cose buone, sulle cose positive, ad apprendere e a fare nostri i meccanismi che presiedono all'evoluzione dell'universo e anche alla nostra, studiando a fondo la teosofia, perché ci aiutano solo a sentire profondamente che tutto è perfetto perché è parte di un disegno concepito per far tornare tutto e tutti all'assoluto, ma anche a percepire l'unità che tutti ci lega e il senso che le cose possono avere. Verrà quindi un momento in cui, proprio come chi non è malizioso non coglie le battute indecenti, vedremo solo la legge della vita in azione. Coglieremo la profondità e il vero valore di ogni accadimento, l'imprescindibilità di ogni dolore, l'adeguatezza di quanto si verifica per il più grande bene di ciascuno. Perché la compassione avrà la meglio sui cosiddetti buoni e i cattivi, perché i nemici non esistono, sono i nostri maestri più grandi. E dunque la nostra azione a difesa di chi non può difendersi, per esempio, sarà impeccabile, perché vedremo le cose con distacco e non sarà dettata dall'impulso del momento, per quanto giusto, necessario e sacrosanto possa essere. È sempre comunque una visione parziale. Abbiamo il dovere, non solo per noi, ma per tutto il creato, di coltivarla, questa compassione. Secondo me, il contrario di violenza, il contrario di disarmonia, non è pace, ma compassione. La pace, secondo me, è l'opposto della violenza, mentre la compassione le ricomprende tutte e due, perché proviene dal comprendere profondamente i due poli che entrano in gioco in questo meccanismo. La compassione non è un lusso, non è un lusso per pochi che ci sono riusciti, che sono riusciti ad aprire il loro cuore, eccetera. La compassione è la via,
è l'unica che abbiamo. E la compassione, di bellissimo tra le tante doti che possiede, ha che è contagiosa, che è un centro vivente di energia pura che dilaga e si trasmette ovunque. Lo dico spesso, il Dalai Lama ha affermato che la notte, quando medita per tante ore, eccetera, cerca di suscitare nel suo cuore la compassione, per poi poterla distribuire a tutti gli esseri che lo incontrano, perché immagino quante persone avrà sempre da consolare, diciamo da consolare. E dunque, con un pochino di ironia, e chiudo, facciamoci una prepotenza, facciamoci una violenza, facciamo una prepotenza a noi stessi, al nostro piccolo io, impegnandoci a cogliere questo grande progetto, imparando a percepirne la vastità e la profondità, la necessità e l'indulgenza. Ripeto, la teosofia in questo è indispensabile, o almeno lo è per me. E vorrei chiudere questa breve chiacchierata con le parole di Rada Burnier, che è stata Presidente Internazionale della Società Teosofica dal 1980 al 2013, e questa sua affermazione per me è stata importante, è una guida, ed è un'affermazione che mi ha fatto comprendere quanto sia essenziale comprendere e praticare gli insegnamenti teosofici, appunto, per poter agire a beneficio di tutti gli esseri. E dice: la teosofia non è un genere di filosofia vuota o una nuova setta o una religione, ma ha a che fare con l'imparare qualcosa sulla vita e con la realizzazione della sua bellezza e del suo significato. Quelli che lavorano in questo senso diventano una luce che irradia amicizia, armonia, gentilezza e amore in atto verso tutti. Se quello che studiamo non porta a un tale cambiamento sulla qualità delle nostre relazioni e del nostro atteggiamento, allora c'è qualcosa che manca nel nostro modo di capire la teosofia. Dunque, cari, carissimi fratelli, realizziamo la bellezza della vita, il suo canto sublime ora, adesso qui, che siamo uniti e determinati nel nostro intento, uniti e ricordando che le nostre anime lo sono già, non solo le nostre, ma quelle di tutta l'umanità. Abbiamo questa grande possibilità, perché siamo nati per risplendere.